amici, stiamo cercando Peppe Mascara. Peppe Mascara, siamo al Maktoum Stadium, non so se si vede alle nostre spalle. Stiamo cercando Peppe Mascara, è cominciata la missione, speriamo di trovarlo qui. Qui ci sono gli spogliatoi, vediamo che succede. Allora, proviamo a entrare da qua. Qui c'è l'uscita dei giocatori e stiamo aspettando il nostro amico Peppe Mascara. Vedete? Siamo qui al Maktoum Stadium. Qui c'è l'uscita dei giocatori che si sono appena allenati. Vediamo, siamo in attesa. Ci sono tutti i giocatori, vedete? E noi stiamo aspettando Peppe Mascara. Ciao Peppe! Ciao. Peppe Mascara, siamo a Dubai. Come ti trovi? Com'è la vita a Dubai? Si sta veramente bene. Era forse quello che cercavo da un po' di tempo, un po' di tranquillità, un po' di serenità, soprattutto a livello calcistico, perché in questi anni veramente sono stato spremuto, ma in modo e con grande orgoglio, perché ho fatto 7 anni stupendi a Catania. Ogni anno era una salvezza, ma per me è come se avessi vinto un campionato. Poi ho fatto l'anno a Napoli, importante, bello, perché quando sono arrivato si giocava per vincere il campionato, siamo riusciti ad andare in Champions. L'anno successivo sono riuscito a giocare qualche partita in Champions e poi alla fine si è chiuso in modo corretto da entrambe le parti. Adesso qui è iniziata una mia nuova avventura. Che cosa pensi di Napoli, del Napoli e dei tuoi ex compagni? La cosa che mi fa piacere è che ho lasciato un buon ricordo dentro lo spogliatoio, perché a parte saper giocare a calcio, quello conta relativamente, ma l'importante è aver lasciato l'impronta come uomo e come amico a qualcuno di loro. Te l'ho detto prima, l'anno vissuto a Napoli è stato molto bello e molto, molto intenso. Dispiace per quello che è successo nell'ultimo periodo, perché veramente Napoli poteva fare il salto di qualità e giocarsela fino alla fine. Tu riesci a vedere le partite del Napoli qui da Dubai? Riesci a seguire le imprese degli azzurri? Ma non tanto, perché con le tre ore di differenza si fa un po' di fatica. Se a volte capita, se lo guardo volentieri. Con chi riesci a sentirti di tanto in tanto, dei giocatori del Napoli o di quelli che giocavano nel Napoli? Spesso di telefonate solo con Paolino, con Paolo, poi con gli altri mi sento tramite SMS, con Eddie, con Morgan, e quasi con tutti. Che è andato via, mi sento spesso tramite sempre SMS con il Pocio. L'ho detto prima, l'importante è aver lasciato qualcosa di importante a ognuno di loro. Tu sei un attaccante e hai fatto tanti gol nella tua carriera. Che cosa pensi del momento che ha vissuto Eddie, di questo momento, diciamo, di digiuno, che fortunatamente però si è interrotto con 2 gol proprio domenica? Ma io ho visto il periodo in televisione, ho visto il periodo più che altro si tratta di fortuna, perché le sue occasioni le ha avute, se le ha create, la squadra ha giocato per lui, lui ha giocato per la squadra. A volte serve un momento del genere, perché ti aiuta a crescere, ti aiuta a volte anche a cambiare mentalità, sia in allenamento che in partita, che forse prima pensavo che tutto fosse facile, quindi ti applica ancora di più e poi, come si è visto, quanto meno te l'aspetta, ha fatto una doppietta e ne poteva fare altri 2. Certo, quando non entra nemmeno il rigore, lì è sfortuna, che cos'è? Lì è nervosismo. No, lì capisci che è un momento assolutamente da buttare alle spalle, come ho detto prima, di lavorare ancora di più e di mettersi al lavoro della squadra. Che cosa deve fare il Napoli? Dove deve stare attento per riuscire a chiudere in seconda posizione il campionato? Quello che si è visto nelle ultime gare, Napoli deve stare solo attento a se stesso e non agli altri, perché nella prima parte del campionato è stato devastante,
perché è riuscito ad arrivare a soli, tre, a soli due punti dalla Juve, che secondo me quest'anno ha fatto delle cose eccezionali, non ha perso mai un colpo, e quindi deve stare solo attento a se stesso. Che ricordi hai di Napoli? C'è un ricordo particolare che tieni nella tua mente, o magari quando parli con qualcuno di Napoli racconti questo episodio? Il ricordo più bello, secondo me, parlo per me a livello personale, è stato quando si andava sul pullman, si andava col pullman a prendere l'aereo per andare a giocare la prima della partita di dicembre. Lì veramente è stato qualcosa di che mi è rimasto dentro. Penso che è indimenticabile quando fai qualcosa di importante o segni un gol in una partita importante a Napoli, perché la carica dei 60-70.000 oggi come oggi la trovi veramente in due o tre stadi in tutto il mondo, quindi sono cose che è difficile riesci a cancellare e ti porti dentro per tanto tempo. Consiglio a chi magari volesse seguire la tua strada, cioè a chi in questo momento sta pensando a un trasferimento a Dubai. Ma l'unica cosa è un consiglio utile, di non venire qua e pensare che qua è tutto facile, è tutto semplice, arrivi qua e fai il fenomeno. Il campionato è combattuto. Anzi, si rischia di fare delle brutte figure, perché loro ogni squadra è ben attrezzata e corrono veramente come dei cammelli che non si fermano mai, a parte gli squerti. Stanno crescendo anche loro, hanno tanta voglia di imparare e riuscire ad arrivare ai nostri livelli. Questa è una cosa veramente che gli rende onore, perché non si sono fermati, vogliono continuare a crescere, nonché gli ultimi due mesi loro hanno vinto la Coppa del Golfo, hanno tanti giovani promettenti, stanno cercando di portare il calcio al massimo livello. Ti faccio fare tre saluti. Il primo alla città di Napoli, ai suoi tifosi e alla gente che ti ha seguito allo stadio e che ancora ti vuole bene. Ma gli dico veramente un grazie per il breve periodo intenso che sono stato a Napoli, per come mi hanno accolto e per come mi hanno trattato, di stare molto molto vicino nei momenti in cui in una stagione possono accadere ad una squadra, e di incitarli dal primo alla fine, perché il Napoli è una grande piazza e il pubblico fa la loro parte. Secondo saluto ai tuoi ex compagni di squadra che in questo momento ti stanno guardando. Ciao ragazzi, grazie di tutto per come anche voi mi avete trattato nello spogliatoio e dall'inizio e dal primo giorno mi avete ritenuto a far parte di un progetto importante. Il terzo saluto all'inviato a Dubai, che sono io, Decibel. Ciao a tutti, grazie veramente di cuore per questa opportunità che mi avete dato di salutare e cambiare due chiacchiere con voi. Ciao. 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 Ciao.